Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a vedere come collegare MetaMask a Binance Smart Chain e utilizzare PancakeSwap. Dopo la sigla. Eccoci sull'exchange Pancake, ma prima di mostrarvi il suo funzionamento, vi chiedo di scaricare l'estensione per Chrome di MetaMask. MetaMask è il wallet che gira sulla blockchain di Ethereum, ma che può essere integrato anche nella Binance Smart Chain. Se non sapete utilizzare MetaMask, vi lascio in descrizione il link al video che ho fatto qualche settimana fa, ma è veramente semplice. Andiamo a vedere insieme come connetterlo a Binance Smart Chain. Allora, una volta scaricato MetaMask avete il simbolo della volpe qua in alto, cliccate e troverete come rete principale rete Ethereum. Faccio così, così faccio prima. Voi dovete andare a personalizzare, quindi a inserire un'altra chain. Dovete andare su RPC personalizzata e farà altro che copiare questi dati. Questa pagina ve la lascerò linkata in descrizione. Così sarà più facile per voi inserire questi dati. Allora, io qua l'avevo già fatto, quindi i miei dati sono già precompilati. Però voi basta che fate un copia e incolla, anzi no, meglio copiarli a mano perché se fate copia e incolla si toglie la schermata di MetaMask. Allora facciamo salva, perfetto, chiudiamo e come vedete se noi ritorniamo abbiamo rete Ethereum o se no clicchiamo su Smart Chain che adesso MetaMask è collegato a Binance Smart Chain. Non ci resta che tornare su Pancake e vedere il suo funzionamento. Comunque abbiamo anche due impostazioni eventualmente da provare se la prima non funziona, ad esempio potete inserire prima questa, se vi dà qualche errore strano potete inserire la seconda, che poi alla fine cambia solo il chain ID. Allora, torniamo su Pancake Swap. Una cosa che ci salta all'occhio è l'exchange PancakeSwap. Questo ci serve per convertire i nostri token. Ad esempio, vogliamo convertire BNB. Facciamo un BNB e lo vogliamo swappare con, supponiamo, Beer, mi piace il simbolo della birra. Proviamo a fare l'exchange, quindi un BNB per 317,098 Beer. Qua sotto abbiamo il prezzo, 25,6%, la liquidità e il provider fee, quindi 0,02 BNB e il minimo che si potrà ricevere, che è 314,5 Beer. Andiamo a fare lo sblocco del wallet. In questo caso, visto che utilizziamo MetaMask, vi consiglio di restare su MetaMask perché è veramente quello più utilizzato e compatibile con qualsiasi exchange della DeFi, eventualmente Trust Wallet, ma poi vi farò un video dedicato. Oggi usiamo MetaMask. Come vedete, si collega in automatico. Clicchiamo su Avanti. E si sta connettendo al mio wallet. Okay, io adesso la transazione non la posso effettuare perché sto facendo con un account a zero di prova. Comunque qui avreste il resoconto della fee che dovete andare a pagare, di quanti BIR riceverete. Basta confermare la richiesta e in automatico vi troverete sul wallet di MetaMask questa quantità. Quindi è veramente semplice fare un exchange dei token su PancakeSwap. Una volta fatta questa procedura, se non vi trovate su MetaMask il vostro token, non preoccupatevi perché non è andato perso, ma si può aggiungere questo token. Cosa vuol dire? Si deve sbloccare. Ad esempio, supponiamo che dovevo ricevere i miei 317
Beer, ma non lo vedo nel wallet di MetaMask, perché lo devo sbloccare. Cosa vuol dire? Che si va su aggiungi token e si va a cercare il token Beer. Se non è presente, cosa dobbiamo fare, come in questo caso? Fare token personalizzato, e dobbiamo andare a compilare questi dati per riuscire a sbloccare il token che è già presente comunque nella nostra, nel nostro wallet. Per fare ciò ci dobbiamo collegare a BSC Scan, vi lascerò il link in descrizione, digitiamo il nome del token e vedete che ci appare il simboletto della birra e andiamo a far altro che copiare questi dati. Quindi facciamo un copia, andiamo su MetaMask, aggiungi token personalizzato, e andiamo a incollare il contratto. Come decimale lo imposta già in automatico una volta che inseriamo il contratto, non ci basta che far altro che cliccare su avanti e vedete che il token Beer è stato aggiunto. Ovviamente a me da zero perché ho fatto una prova fittizia, però nel caso voi aveste fatto il cambio sul serio, in automatico qui avreste le vostre quantità. Allora, abbiamo visto come fare lo swap dei token, adesso andiamo a vedere la parte liquidità. Questa sezione serve per creare LP token che ci servirà poi nelle farm. Andiamo ad aggiungere la liquidità, quindi noi supponiamo di voler aggiungere un BNB con Cake. Qua è il controvalore di un BNB e andiamo, ovviamente Cake insufficienti perché sto facendo sempre una prova. In qualsiasi caso qua avreste lo sblocco del wallet di MetaMask come avevamo visto prima e andrete a immettere liquidità in questo exchange. Ok, fatto ciò andiamo a vedere le farm. Le farm permettono di inserire delle coppie di token di liquidità che poi, come quello che abbiamo inserito, BNB e Cake, che poi andranno nella pool di scambio dove i trader e gli utenti possono fare l'exchange come abbiamo fatto noi prima con l'esempio che vi ho fatto vedere per provare a swappare BNB con Beer. Quindi fondamentalmente noi andiamo a creare con una coppia, andiamo a mettere liquidità in questo exchange con una coppia di token e lo mettiamo a disposizione dei cambi, degli swap di tutti gli utenti. Allora, nel caso che abbiamo visto prima, noi abbiamo creato Cake BNB LP token, quindi cosa dobbiamo fare in questo momento? Dobbiamo andare su approva contratto. Si aprirà sempre MetaMask. Ovviamente, come ho detto prima, sto facendo delle prove, quindi non ho sufficienti token per collegare questo mio wallet direttamente a questa farm. Comunque, una volta che collegate il wallet, fa tutto in automatico, quindi non dovete fare niente, per quello anche non sto utilizzando dei token veri. Una volta che avete fatto ciò, che cosa vi permetterà? Vi permetterà di ottenere il 142,03% annuale. E come verrà pagato? Vi verrà pagato in Cake. Non fate molto caso a questo 40%, perché è il risultato di alcuni calcoli che vi portano al 142%. Quindi non immaginate di fare 142% per 40 volte. No, voi mettendo in staking Cake BNB token LP vi verrà riconosciuto il 142% in Cake. Quindi, come abbiamo visto, in questa sezione noi andiamo a dare della liquidità e in cambio possiamo ottenere dei premi in questi interessi, dando appunto liquidità e la possibilità agli utenti di scambiare i token che abbiamo messo nella liquidity. Poi possiamo andare ad esempio su pool. In questo caso noi depositando ad esempio Cake
ci veniamo pagati direttamente in cake al 143,27%. Qua non depositiamo delle coppie di token, ma solo un singolo token. Per aderire alla pool basta, come abbiamo visto prima, cliccare su Approva Cake e in automatico si collegherà al nostro wallet di MetaMask e inizieremo a fare l'earning di Cake. Allora, Cake Pool è l'unica pool dove non ha una scadente. Infatti, se andiamo su dettagli, vediamo questo dato totale, il numero di Cake, ma se ad esempio andiamo su questa pool di cake troviamo la fine end, vuol dire che tra 97.157 blocchi questa pool si stopperà e non genererà più degli interessi, mentre la prima praticamente va all'infinito. Per capire esattamente in giorni quanto durerà ancora questa pool, basta dividere questo numero per 28.800. Un'altra cosa da notare di questa pool rispetto alle altre è che qui è presente l'interesse composto. Cosa vuol dire? Che in questa pool ogni volta che avrete dei cake potete cliccare su Compound e i cake che avete guadagnato fino a quest'oggi andranno a riempire di nuovo la vostra pool, andranno messi in staking. E quindi continuerete a guadagnare interessi anche su gli interessi già maturati, cosa che le altre pool, come vedete, non hanno. Una volta che avrete comunque depositato i vostri cake in staking, qua vi apparirà il tastino con scritto Unstaking, quindi voi potete ritirare i vostri cake senza vincoli quando volete. Andando poi su lotteria, è un gioco, diciamo così, utile a bruciare la supply del token cake. Noi possiamo acquistare un biglietto al prezzo di 10 cake e se i numeri che verranno estratti saranno gli stessi e nello stesso ordine, noi andremo a vincere uno di questi premi. Andando su NFTs abbiamo i collezionabili che si possono utilizzare e acquistare tramite cake, la parte delle informazioni dove possiamo vedere le liquidità, i token, l'account con delle statistiche. Qui possiamo vedere un po' la liquidità che comunque è altissima, 1,07 milioni di dollari, il volume nelle 24 ore, insomma, alcune statistiche. Per quanto riguarda la IFO, praticamente è un po' come una raccolta fondi. Noi mettendo dei cake BNB LP token, praticamente i token che abbiamo creato prima, depositandoli noi riceveremo i token lanciati su questo, diciamo, su questo exchange. Un po' come ho detto, come le ICO che si facevano nel 2017. Bene, siamo arrivati a fine tutorial, non è un argomento facile, lo so, soprattutto per chi si avvicina per la prima volta a questo settore, bisogna scaricare MetaMask, impostarlo con Binance Chain, utilizzare l'exchange oppure creare dei token, mettere in staking delle cripto. Quindi passaggi un po' macchinosi, ma fatti per la prima volta in modo lento e tranquillo, si eviteranno sicuramente errori. Poi fatto una volta, è fatto sempre, l'ho imparato una volta sola, poi i processi più o meno sono sempre gli stessi per quanto riguarda staking, pool, liquidity e altro ancora. E ragazzi, non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona giornata, ci vediamo nel prossimo video. Ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e unitevi alla nostra community di Telegram. Grazie a tutti.